Ciao Vets, ci siamo. Questo è il video dei pronostici, cioè quello dove io cerco di fare un punteggio degno di questo nome all'Oscar Contest. Come tradizione faccio tre schedine. Faccio quella che secondo me vince, quella che vorrei vincesse e quella la bella. Qua ho la schedina, i pennarelli. Cominciamo. Potrei partire dal fondo. Tipo, miglior sceneggiatura originale. Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza, Worst Person in the World. Io vorrei vincesse Belfast, però secondo me vincerà King Richard. Sì. Migliori effetti speciali, vince Dune, dovrebbe vincere Dune, voglio che vinca Dune, la bella Dune. No, qua dai, non ci sono, no. Miglior canzone, io vorrei vincesse Dos Oruguitas e anche No Time to Die. Secondo me vince No Time to Die. Film internazionale, è qua. Sai che secondo me fanno vincere Drive My Car. Io vorrei vincesse Flea, oppure È stata la mano di Dio, oppure Lunana, oppure La persona peggiore del mondo. Il bello delle mie schedine è sempre che io sono super decisa. Film d'animazione. Io vorrei vincesse Luca, oppure i Mitchell, oppure Flea, ovviamente. Secondo me vince Incanto. Miglior regista. Io vorrei vincesse Jane Campion o anche Kenneth. Secondo me vince Jane Campion e mi sta bene così. Miglior attore di supporto. Qua cominciano le categorie impossibili. Kieran Hines di Belfast, Troy Kotsur di Coda, Jesse Plemons, J.K. Simmons e Cody Smith McPhee. Posso votarli tutti. Forse stranamente meno dei candidati J.K. Simmons, cui però voglio bene, quindi sono contenta se vince anche lui. Quindi Kieran, Troy, Jesse, J.K. e Cody. Molto bene, però secondo me vince... secondo me vince Kieran Hines o Troy Kotsur. Miglior attrice di supporto. Gli altri anni secondo me andavo un po' a caso. Questa cosa di partire dal fondo alla fine per ora sta funzionando. Jesse Buckley, Ariana DeBose. No, ok, Buffini. No, però c'è Judi Dench. E anche Power of the Dog. E anche King Richard. Allora, se io vorrei vincesse Ariana, Anita di West Side Story. Però anche Judi Dench. Però anche tutte. No, ok, mi trattengo. Nonna di Belfast e Anita. Secondo me vince Anita. Miglior attore, Javier Bardem, Benedict, Andrew Garfield, Will Smith. Ma no, questo è impossibile. Allora, secondo me... No, io vorrei vincesse Benedict o Andrew Garfield. Secondo me vince Will Smith. Te lo dico. Miglior attrice. Allora, io vorrei vincesse Olivia Colman e Penelope Cruz. Secondo me vince Kristen Stewart. Che ci sta. Cioè, forse potrei metterci anche un puntino blu. E miglior film? Dai, Power of the Dog. Dai, sì, Allora, io ci metto Power of the Dog, Dune e Belfast. Secondo me vince... O Power of the Dog, a Dune non lo daranno mai. O Coda, o Drive My Car. Sì. Non mi sento proprio sicurissima di sta schedina. Facciamo la bella. La bella è quella al round flash. Miglior film. Power of the Dog. Miglior attrice. Flash, abbiamo detto, Fede. Kristen Stewart. Miglior attore, Benedict. Miglior attrice di supporto, Anita. Miglior attore di supporto, Coda. Miglior regista, Jane Campion. Qua è la categoria che mi ha dato meno dubbi. Film d'animazione, Incanto. Cioè, che detta così è come se non mi fosse piaciuto Incanto. Non è che non mi è piaciuto, mi sono piaciuti di più gli altri. Io metto una stellina d'oro anche su Flea, perché lo vorrei tantissimissimissimo. Però non è l'unica categoria. Cioè, dopo tutto ha anche film internazionale e documentario. Quindi, cioè, delle tre nomination, questa secondo me è quella... Forse meno... che mi preme di meno. Miglior film internazionale, Flea. Miglior canzone, No Time to Die. Migliori effetti, Dune. Miglior sceneggiatura, La persona peggiore del mondo. Sì, come dico tutti gli anni, i miei punteggi sono sempre stellari. Cioè, una volta ho fatto 2, il mio top mi sembra sia 6. Nella schedina ci sono le info,
se vuoi, per comunicarmi subito che hai vinto, però partecipando con il form, finalmente il metodo è molto più comodo, veloce e sicuro di quanto non fosse negli anni passati. Come tutti gli anni passati, naturalmente, noi ci spariamo tutta la cerimonia in diretta insieme fino a mattina. Ci sono tutti i link nel box per seguire detta diretta. Ora, in passato è successo di avere problemi tecnici. Quindi io sto cercando di generare un tot di piani B, C, D, E, eccetera. Suggerisco di tenere d'occhio Instagram, che è il punto dove ci saranno info, specialmente se dell'ultima ora, nel caso noi si debba adottare uno o tutti i piani di emergenza. Grazie infinite per questa stagione degli Oscar, comincio a dirlo già subito. È una delle sequenze che io mi diverto di più a fare, anche perché riesco anche un po' a dormire durante questa sequenza, perché lo sfondo mi piace sempre tantissimo e perché alla fine vedo un sacco di film e normalmente invece preferisco sempre le serie. Invece mi piace tantissimo, mi dà occasione di andare in Cineteca a Bologna, che è un posto che adoro più del solito. Quindi grazie se hai vissuto questa stagione degli Oscar con me, grazie se hai partecipato all'Oscar Contest. Buona fortuna quindi per la tua schedina e speriamo funzioni al punto da poterci vedere al cinema. Ma comunque, prima di allora, se ti va, ci vediamo stanotte.